Il prossimo ospite della prossima puntata di Stories è Aldo Baglio. Benvenuto Aldo. Grazie. Come stai? Benissimo. Noi a breve ti vedremo al cinema con una boccata d'aria, quindi... Beh, siamo qui ad aspettare. Siamo pronti a vedere cosa succede. In questa intervista parleremo di tantissime cose, ripercorreremo tutta la tua lunghissima carriera, perché è lunga. Sì, però rispetto a quello che mi ricordo è breve. Ah, vabbè, però comunque, e una delle tante cose che hai raccontato è un'infanzia nella Milano degli anni 60 dove c'era una grandissima, godevi di una grandissima libertà. Sì. Godevate tutti. Sì, diciamo che insomma, da parte dei genitori insomma ti davano una libertà. Ah, posso andare giù a giocare? Sì. E poi... Dov'è mio figlio? Boh, si preoccupavano al momento, ma è tardi, non è rientrato, eccetera. E voi dove eravate di solito? Ma noi sempre in giro, come dei nomadi, che ci inventavamo cose, andavamo, non so, perché ci allontanavamo da casa. Però era bello allontanarsi proprio per conoscere... E poi la sera arrivavi a casa e c'era tua madre con una ciabatta sì e l'altra ciabatta in mano che dice avvicinati, venuta, se vieni qua non te le do. Se vieni subito, se no vieni qua, un passettino alla volta. Ed è lì che tu hai imparato a essere, come dire, agile. Sì, ho imparato a fare le finte.